Allora, salve a tutti cari amici, sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia. Questa notte c'è stato un fortissimo attacco terroristico con armi psicotroniche verso la mia persona. Sono stato attaccato e bombardato con radiazioni fortissime che si riscaldavano il mio cervello e il mio corpo in continuazione. Sono dovuto uscire da casa prestissimo questa mattina a causa delle frequenze che erano state lasciate attraverso un puntamento trigonometrico GPS satellitare, attraverso le tecnologie, le alte tecnologie dei servizi segreti militari e di mafia militare che opera nel territorio nazionale italiano e nel centro Italia, perché ovviamente vogliono cercare di eliminare dei testimoni chiave che subiscono attacchi terroristici con armi a frequenza ad onda convogliata, armi neuroniche, armi psicotroniche. E un consiglio che do a tutte le vittime del controllo mentale: non dovete credere e non dovete eseguire ordini di questi manipolatori, perché questi manipolatori fanno sì di portarvi a una sorta di deduzione di suicidio. Loro lo fanno apposta perché così eliminano praticamente la cavia umana che vuole cercare di interagire con le persone che praticamente vengono sottoposte a questi esperimenti militari con queste tecnologie di attacco e manipolazione cerebrale. Addirittura questa notte ho fatto un video che ho postato per farvi vedere che le manipolazioni, le frequenze di attacco avvengono sempre ai stessi orari. I cambi del turno dei servizi segreti deviati attraverso i programmi di controllo e manipolazione mentale avvengono alle 7 di mattina. E le frequenze, i programmi vengono cambiati intorno alle 7 di mattina, alle ore 14, intorno alle ore 14, alle ore 21, intorno alle ore 21 cambiano i programmi e alle ore 02 di notte. Dalle 02 di notte fino alle 7 di mattina mettono dei programmi di destabilizzazione del sonno per far sì che noi non dobbiamo più dormire e ci dobbiamo svegliare. E dobbiamo essere sottoposti a interrogatori continui da parte dei servizi segreti di mafia militare che operano nel territorio ovviamente nazionale italiano e vengono coordinati da un generale a tre stelle che coordina questi reparti che effettuano come i nazisti nei campi di concentramento ad Auschwitz, esperimenti e manipolazione del controllo della mente a distanza, e vengono praticamente le vittime attaccate con queste radiofrequenze. Io sto cercando di portare le nuove denunce in tribunale e sto cercando in questi giorni di aiutare delle vittime che vengono sottoposte agli stessi attacchi, alle stesse manipolazioni, alle stesse frequenze di torture con lavaggi del cervello, interrogatori, attacchi fisici e psicologici continui. Pensate che durante la notte mi mettono immagini olografiche tridimensionali per farmi vedere che loro possono operare con qualunque tipo di sistema tecnologico, entrare, vedere, interagire con qualunque tipo di tecnologia, raggi X, a modulazione di frequenza, a tecnologia a scansione sintetica, tecnologia con frequenze millimetriche, scalari, elettromagnetiche, addirittura rilevatori termici, e possono manipolare qualunque tipo di frequenza del nostro corpo, sia della risonanza sensoriale, sia delle frequenze dirette nei centri nervosi centrali, perché il collegamento primario che viene effettuato dal satellite spia dei servizi segreti e da mafia militare è nel midollo allungato, praticamente la parte che viene collegata ai centri nervosi centrali del nostro cervello con tutti i centri nervosi centrali del midollo osseo e della spina dorsale, in modo che possono usare la nostra spina dorsale, il nostro midollo osseo e il nostro cervello attraverso i metalli e il nanoparticolato dei metalli sparato sia attraverso le scie chimiche che sia attraverso il nanoparticolato dei tubi di scappamento delle macchine, tutti i metalli che vengono praticamente immessi nei farmaci, nell'acqua potabile e in qualunque tipo di cibo, bevande e tant'altro, e nei vaccini, per far sì che il nostro cervello e il nostro corpo diventi un'antenna umana, e questi metalli amplificano le frequenze,
che interagiscono con il nostro corpo e con i nostri centri nervosi. Purtroppo ci sono persone come me che rilevano gli attacchi con armi ad energia diretta ad onda convogliata satellitare e hanno disturbi ed effetti collaterali devastanti, perché ci vogliono far sembrare persone malate di mente, pazze o schizofreniche, ma in realtà noi siamo solamente delle persone extrasensoriali che rileviamo gli attacchi terroristici di mafia militare e di terroristi militari che operano nel territorio nazionale italiano con queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale. Quindi uniamoci tutti, cari amici, noi vittime del controllo mentale, noi target individuals, ci dobbiamo tutti quanti unire e fare una sorta di denuncia collettiva, tecnica, scientifica e plausibile, e dobbiamo unirci a fare tutti quanti insieme interviste, audio, testimonianze anche anonime per divulgare gli abusi e le torture che noi subiamo attraverso queste agenzie deviate sovraistituzionali, attraverso i servizi segreti deviati, attraverso la mafia militare che ci vuole attaccare, farci perdere la credibilità facendoci credere pazzi e malati di mente. Un pazzo o malato di mente non deve sentire interrogatori dei servizi segreti o interrogatori dell'intelligence del controspionaggio che gli dicono in testa avvenimenti che stanno accadendo, cose giudiziarie che stanno accadendo. Oppure le vittime del controllo mentale non devono venire a sapere o a conoscenza di determinate tecnologie di controllo e di manipolazione della psiche, perché loro devono collaudare e devono creare pressione psicologica alle persone che praticamente vengono sottoposti a questi esperimenti disumani. È come se noi stiamo all'interno di un campo di concentramento e ci dicono questi nazisti militari italiani che noi verremo messi dentro le camere a gas, oppure verremo sottoposti ad elettroshock o ad esperimenti o a manipolazioni continue, e che tanto noi non possiamo fare niente perché i servizi segreti deviati e la mafia militare e terroristi militari hanno accesso ad operare con qualunque tipo di sistema tecnologico che opera attraverso le bande di frequenza neurali con armi neuroniche, e noi non possiamo fare niente per difenderci. Invece noi, divulgando da tutte le parti che veniamo attaccati, spiati e pedinati da questi servizi segreti deviati, da questa mafia militare, divulgando tutto questo che noi subiamo e tutto quello che abbiamo subito da tutte le parti, noi abbiamo la possibilità di avere una sorta di prova che siamo attaccati in continuazione e che veniamo manipolati in continuazione con queste armi e con queste tecnologie. Divulgate questi miei video da tutte le parti, che come finisce questo coronavirus, che in realtà il coronavirus è un attacco terroristico, chimico e batteriologico per creare epidemie programmate in tutto il mondo e per far incassare miliardi di euro alle lobby sovraistituzionali o alle massonerie industriali sovraistituzionali o massonerie farmaceutiche sovraistituzionali, perché infatti stanno facendo ordini su ordini di farmaci, medicinali, siringhe. Addirittura è stato fatto qualche giorno fa un ordine dello Stato italiano di 1 miliardo di siringhe. Rendetevi conto quanti soldi stanno uscendo dalle casse dello Stato italiano, centinaia di milioni di euro per attrezzature mediche e sanitarie, centinaia di milioni di euro di vaccini nella prima ondata del primo sistema di vaccino di massa della nazione italiana. Ricordatevi che questi vaccini potrebbero essere anche dei vaccini che creano lobotomia chimica per far sì di agevolare e di destabilizzare e desensibilizzare il nostro cervello a non rilevare più le alte tecnologie, i satelliti spia, l'elettroencefalografo elettromagnetico trascranico che viene sparato nei nostri cervelli per cambiarci le capacità sensoriali, per cambiarci le frequenze sul corpo e nel cervello e per crearci manipolazioni radiocognitive e radiouditive, per far sì che la cavia umana, il testimone, perda totalmente la credibilità. Io sono un ricercatore, sono 25 anni che denuncio, la 10 febbraio del 2001, che denuncio in continuazione che vengo sottoposto a spionaggio da parte dei servizi segreti deviati e mafia militare,
e nessuno praticamente sta prendendo in considerazione le mie denunce. Io andrò avanti con centinaia e centinaia e centinaia di denunce, video, possono bloccare i miei canali di YouTube, possono bloccare i miei canali di Facebook, io aprirò nuovi canali di YouTube e divulgherò da tutte le parti le interviste e testimonianze delle vittime, divulgherò tutto quello che sto subendo io, le ricerche che sto facendo, le analisi, le prove, i test che servono per aiutare le persone innocenti. Noi siamo eroi di Stato, non siamo malati di mente, noi siamo eroi di Stato, ma c'è lo Stato deviato che non vuole che noi arriviamo in determinati posti di potere, perché giustamente perderebbero centinaia di miliardi di euro di appalti relativi a tecnologie militari, a tecnologie satellitari e a tecnologie rilevanti, sistemi per manipolare attraverso farmaci la nostra mente, il nostro cervello. Restiamo uniti, cari amici. Ricordatevi, se vi volete iscrivere ai miei canali di YouTube, Angeli Custodi, MK Ultra Italia o Emiliano Babilonia su YouTube. Se invece volete scrivermi direttamente tramite mail, vittime del controllo neurale, @gmail.com, oppure se mi volete parlare direttamente, iscrivetevi sul mio sull'altro mio account pubblico, Emiliano Babilonia Italia. Vi iscrivete all'account, mi mandate un messaggio direttamente dal messenger dell'account e poi noi diventiamo amici e possiamo parlare e fare l'intervista, testimonianza anonima, solo audio, anche tramite account di messenger o account di Facebook. Un saluto a tutti amici, da ricercatore Emiliano Babilonia.